Rimangono attardati il 9 e il 10 che ora si ricongiungono. Problemi intanto per Dozzligasti dietro la macchina allo stacco. C'è lotta dal centro dello schieramento con il numero 5 di Reine R che è all'esterno, il 7 di Rao Ferm che poi ha un'incertezza, finisce per non sbagliare, quindi desiste Ranchi. Intanto Rubina Sere che ha preso una partenza a tutta birra, si porta al controllo, intanto Rao Ferm finisce così al tabellone. Quindi può scendere Ranchi davanti a Reine R, poi lungo la corda Ragna, arriva Arco a distanza, il primo quarto in 26-8. Scatenata Rubina Sere che tiene andatura rigidissima, così che il gruppo è tutto un po' sfilacciato perché non è facile per ora tenere l'andatura. Andatura che dovrà per forza riadeguarsi vista la categoria, si arriva così ai 600 in 42 secchi. Passaggio davanti alle tribune, Rubinia che ora cerca un po' di graduare con il numero 8 di Ranchi che è lì sotto, poi il numero 5 Reiner precede Rania Rivarco, treno esterno che si forma con Roulette che risale il gruppo e si trascina a ronda degli ulivi. Mezzo miglio in 58 secchi, 16 di questi 200, ma si va da 1:12.5. Sempre Rubina Sere, ora stuzzicata da Manuel Maria Bacalini, 1,5 di margine su Ranchi, va a completare il primo chilometro in 1:14.2. E si sta rallentando così che Reine R sposta subito al largo e va in aggiramento su Ranchi. Reine R che ora arriva al sacchi del battistrada, battistrada che ha richiesto a maggior impegno, Reine R che si porta così al controllo della situazione dopo i tre quarti di miglio in 1:29.8, 15.6 per questi 200. Non è ancora sceso ma sta arrivando il favorito Ronda degli Ulivi che muove in terza corsia la rottura di Rubina Sere. Ronda che va su Reine R, in bocca così addirittura d'arrivo già al comando. 15.7 per questi 200, Ronda degli Ulivi che imbocca il red carpet per fare passerella per questa settima da San Paolo. Per il secondo è il numero 5 di Reine R che contiene il rush finale di recuperata CAF. 9.56, il probabile ufficioso, ordine d'arrivo, rivediamo le battute conclusive. Non manca l'appuntamento, Ronda degli Ulivi, 2.32 al tot. 2.1 scarsi, 1.15.6, la media complessiva, 31.1 la chiusa. 15.4 ancora per l'arrivo in surclass, per la porta colori della Indel. Nino Palanga in training da programma, Rene Legati sugli scuri. È tutto dalla settima da San Paolo, linea alla regia.